ci servono i più valorizzatori, lo studio che lei ha illustrato chiaramente prevede dei termovalorizzatori per la produzione di energia comunque utile per implementare l'energia, però c'è un grande dibattito. Io personalmente sono favorevole al termovalorizzatore, meglio il termovalorizzatore che la terra dei fuochi dove c'è. Allora, in prospettiva anche lì, cioè il termovalorizzatore non brucia gli scarti di cibo, brucia la plastica, brucia la carta, brucia quelle cose che hanno contenuto energetico, che sennò che per produrre energia, brucia anche, che ne so, Brescia brucia tutto, Colleferro bruciava tutto quanto, ma Colleferro si è stato un disastro, cioè ci sono alcuni termovalorizzatori che hanno avuto... che sono dei gioielli proprio, nel senso che sono altri invece che hanno contribuito al disastro del territorio, no? E perché poi dipende come sono gestiti, insomma. E sulla gestione io capisco che i cittadini non si fidano mai, cioè la gente che non si fida della gestione di impianti che sono complessi e che hanno degli elevati valori di rischio, ripeto, parlo di diossine, perché in tutto il resto... su ossidi di azoto, cioè sulle altre sostanze inquinanti, PM5 termovalorizzatore vale nulla, cioè non conta nulla sul territorio, nei modelli di qualità dell'aria non si vede, sono quantità, ci sono impianti di abbattimento delle emissioni, sono impianti moderni ormai. Se poi la potenzialità che diciamo è lo sviluppo del teleriscaldamento, soprattutto nelle grandi città. Torino c'ha già una rete di riscaldamento dove ha riutilizzato tutti gli impianti, le vecchie centrali Fiat, Mirafiori, Rivalta, cioè, riutilizzate per riscaldare le case. E quindi si risparmia, cioè, ovviamente delle caldaie centralizzate emettono di meno e sono più efficienti tutte le nostre caldaiette. No? Però attualmente lo fanno col gas. Dovrebbero farlo con delle biomasse o comunque con qualcosa che sia... Vediamo sempre a 2050, no? Quindi, in transizione... lo stesso vale per i termovalorizzatori. Adesso ce ne abbiamo 35, tutti concentrati nel nord. Al sud non ci sono. Centro-sud non ci sono termovalorizzatori, sono pochissimi. E sono investimenti... Vale la pena fare investimenti oggi per impianti che entreranno in funzione fra 10-15 anni? Perché devi trovare il sito, devi avere tutte le autorizzazioni, lo devi costruire, deve entrare in operatività, è già un anno, ottimisticamente di prova ci stanno, no? Sull'impianto. Quindi l'idea è, pensiamo al 2050, un impianto che al 2050 non potrà funzionare perché emette CO2, vale la pena investire adesso per costruirne? O non è il caso di lavorare e investire tutto sulle altre fonti? Poi ovviamente c'è la lobby di quelli che costruiscono impianti inceneritori che spinge per quello. C'è pure qualche associazione ambientalista che li aiuta, tipo Amici della Terra. Cioè, voglio dire, tutto è legittimo. E poi possiamo anche pensare che l'enunciato delle emissioni di netto zero 2050 sia una propaganda politica, insomma, collettiva, globale, mondiale, no? Però abbiamo visto gli scenari, quindi cioè, se non ridurremo le emissioni, perché poi vuol dire che, cioè, la temperatura continuerà a crescere, 2050 emissioni nette pari a zero al mondo, vuol dire che poi al 2100 riusciremo a contenere a 1,5 gradi l'incremento delle temperature.